Un caloroso saluto da Stefano e Graziano del Tivoli di Cortina. La ricetta di oggi trae ispirazione da un po' di memoria di quello che si mangiava a casa e molto volentieri. Allora, sono dei tortelli ripieni di trippe, chiamiamole la parmigiana come si facevano a casa, servite con un brodo di quel formaggio che si usava una volta un po' stagionato da grattugiare. In questo caso l'abbiamo sostituito con dell'ottimo Piave Oro. È un brodo particolare fatto con infusione di questo Piave Oro grattugiato e che dopo viene insaporito all'ultimo momento solo con un po' di essenza di pino mugo per essere anche più in coerenza ancora con il territorio. Adesso Stefano ci fa vedere la preparazione dei ravioli. Facciamo bollire l'acqua. Questa è una pasta all'uovo classica che facciamo noi con parecchi tuorli e uova fresche. Grosso modo sono 2/3 di farina di grano tenero e 1/3 di farina di grano duro per dare anche un po' di consistenza poi finale alla pasta. Le trippe sono solite con un fondo di carote, sedano, cipolla, un po' di buccia di limone, tanto rosmarino, un po' di salvia, vino bianco, pomodoro. Si prosegue la cottura almeno per 1 ora e mezza, che siano proprio belle cotte. Poi alla fine vengono ridotte in purea. Con questa purea di trippe vengono poi confezionati questi piccoli ravioli di trippa alla parmigiana. La trippa non è per tutti, ma chi la apprezza se la mangia volentieri. Poi è tradizionale per delle feste tipo la Madonna della Salute. Anche quando si sposano le persone c'è la tradizione di mangiare la trippa prima con gli ospiti. È una cosa che è profondamente radicata nella nostra cultura. Ecco, Stefano ha finito di preparare, adesso li chiude. Allora, procediamo con la cottura dei ravioli. Nel frattempo intiepidiamo il brodo di Piave Oro, latte Busche, veramente lavora benissimo e dà lustro veramente in giro per l'Italia con i nostri prodotti. Procediamo. A questo punto i tortelli sono pronti e Stefano procede all'impiattamento. È un piatto tipicamente invernale, ma che non mancherà di lasciare il segno. Ecco il brodo, veramente profumato. Essendo comunque un piatto abbastanza di tendenza grassa, perché comunque le trippe hanno una loro particolarità, abbiamo pensato poi di terminare il piatto con un aceto di vino di qualità, leggermente affumicato, che dà quella piacevole acidità finale, ecco, che di solito lo facciamo davanti al cliente, in maniera da essere di piacevole contrasto con il ripieno, che è comunque bello complesso, bello tosto. E i tortelli di trippa con brodo di Piave Oro e pino mugo sono pronti. Un caloroso saluto da Stefano e Graziano del Tivoli di Cortina. Questa è una porzione degustazione, non è una porzione intera.